Buongiorno a tutti, sono le 2:50 del mattino e come ogni mattino mi sto preparando per andare al lavoro. E come ogni mattino, per iniziare bene la giornata, ci vuole una bella colazione energetica. Oggi è una bellissima giornata perché è iniziata la primavera da poco. Ma soprattutto perché oggi inizio le ferie. E quando inizia la primavera e io inizio le ferie, questo non può voler dire che tantissimi chilometri in moto. Che bello attraversare Lugano senza traffico, fosse sempre così. Oggi pomeriggio, quindi, anche se la moto l'ho appena comprata a febbraio, è nuova e ha 2 mesi di vita, farò un bel controllo del livello dell'olio, controllo del liquido di raffreddamento, lubrificazione catena e domani mattina si parte. Ma prima vi porterò con me a provare una cucina e delle pietanze che forse non conoscevate. Questa scoperta gastronomica l'ho fatta nel 2016, durante il mio viaggio on the road a Kiev, in Ucraina. È una cucina fatta con ingredienti semplici ma deliziosi. Ed è anche la miglior cucina dell'ex Unione Sovietica, nonché anche la terra del vino dell'ex Unione Sovietica. Sto parlando della cucina georgiana. Perciò, per chi non la conoscesse e volesse fare questa esperienza, rimanete in questo video per prendere qualche spunto di qualche piatto. Ma prima devo macinare qualche centinaio di chilometri con l'auto articolato. Qua sempre lavoro in corso. Bene ragazzi, prima manovra mattutina. Ecco qua. Adesso passiamo da un semirimorchio a due assi ad un semirimorchio con un asse solo. Agganciato. Ragazzi, volevo sfatarvi anche un mito. Ho letto tantissimi commenti di automobilisti che sostengono che su un'autostrada a due corsie sarebbe vietato superare con i mezzi pesanti. Questo non è assolutamente vero. È la segnaletica che vieta di superare in determinate tratte. Non c'entra assolutamente niente se l'autostrada ha due o tre corsie. Il segnale che ti vieta di sorpassare è questo qua. Se tale segnale non c'è su un'autostrada a due corsie, io posso superare benissimo se procedo più velocemente del veicolo davanti. Ovviamente il buonsenso dice che se inizio il sorpasso è perché procedo più velocemente del veicolo davanti, non di mezzo chilometro orario, ma di una velocità più alta. Ma se io inizio a sorpassare un veicolo più lento, mi aspetto che quel veicolo mantenga la sua velocità o mi agevoli nel sorpasso, non che aumenti la velocità lasciandomi in corsia del sorpasso. Questo problema lo riscontro maggiormente con gli automobilisti, che magari procedono a 75 km orari senza motivo e poi, mentre con l'auto articolato li sto superando, accelerano a 91, non lasciandomi concludere la manovra. Mentre tra noi colleghi quasi sempre, sottolineo quasi sempre, non sempre, c'è un rispetto reciproco e ci agevoliamo a vicenda. Io sto procedendo a 90 km orari. C'è un collega che è appena partito in sorpasso, io cosa faccio? Diminuisco a 84. Così lo agevolo e il suo sorpasso dura molto di meno. In questo modo lui può passare velocemente e non ostacolare le macchine. Una volta che lui può rientrare, gli do un colpo di fari e lui mi ringrazia. Così dovrebbero fare tutti. E adesso io mi rimetto a 90. Il bello di questo mestiere è che quando inizia a spuntare il sole, metà della mia giornata lavorativa è già finita. Il brutto invece è che la prima sveglia suona alle 2:30 di notte. Adesso parliamo un po' di questo mestiere. Per me che sono un appassionato, lavorare è come non lavorare praticamente. Ma in che senso? Adesso ve lo spiego. Immaginate di essere degli appassionati di automobili e che qualcuno vi desse una Ferrari 812 Superfast. Oltre alla Ferrari, vi danno anche un salario mensile per guidarla.
L'unica condizione è che guidate questa Ferrari per 9-10 ore al giorno. Accettereste questo? Io credo proprio di sì. Ecco, questo vale anche per me quando si tratta di autocarri, auto articolati e autotreni. Fare un lavoro che vi piace e che vi gratifica è come non lavorare. Adesso sto rientrando in centrale e tra un'oretta e mezza sono ufficialmente in vacanza. Bene ragazzi, sono ufficialmente in vacanza e adesso andiamo a mangiare georgiano. Bene ragazzi, mi sono cambiato d'abito, ho fatto una doccia e adesso direzione ristorante. Sono appena entrato in Italia. Sto entrando a Milano. Bene ragazzi, sono arrivato a destinazione, adesso si va a mangiare. Bene ragazzi, sono molto contento di essere qua. Adesso vi faccio vedere cosa mangio. Ordinerò un sacco di roba, perché ho davvero tanta fame. Ordinerò questo formaggio qui. Le melanzane in crema di noci, che sono buonissime. I ghiaccioli, che sono squisiti. I blinebi di carne. E poi il chachapuri, che è il pezzo forte della cucina georgiana. Qui si può vedere in foto. E per finire, la lula, una carne tipica della Georgia. Anche il galletto in crema di noci è squisito, ma purtroppo non riuscirò a mangiare tutto, quindi questo non oggi. È arrivata la prima portata, col formaggio e le melanzane. Sono arrivate le crepes tipiche, ripiene di carne, a forma di sigaro. Volevo farvi vedere anche l'interno. Guardate che bello. È arrivato anche il chachapuri. Bellissimo. Secondo la tradizione, bisogna strappare questo per mischiare tutto bene. Formaggio georgiano con l'uovo. Ecco qua, bello mescolato. Sono arrivati i chincali, guardate che belli. Il metodo giusto per mangiarli è con le mani. Si prendono da qui e si girano. Vi faccio vedere velocemente l'interno. Buonissimi. Ed è arrivata anche l'ultima portata. Si chiama lula ed è una carne speziata buonissima. Vi faccio vedere la carne anche all'interno. E questo, come gli altri piatti, non poteva che finire così. Volevo farvi vedere anche un dolce georgiano, ma non ce la faccio veramente. Mi devo limitare al caffè. Bene ragazzi, ho terminato il pranzo, sono pieno, ma soddisfatto, ho mangiato veramente bene. Perciò ragazzi, se volete fare questa esperienza della cucina georgiana, ve la consiglio a Milano o Pavia, al ristorante De Naspuri. Adesso rientro in Svizzera, che devo ancora preparare tutto, le valigie, la moto, controllo olio, pieno carburante, lubrificazione catena, e sono già le 4. Sto andando a prendere la moto, mi sono ricordato di prendere i guanti per mettere lo spray sulla catena, ma non lo spray, quindi sono tornato indietro. La cosa più scomoda è dover spostare sempre la macchina per prendere la moto, e viceversa. Ho fatto una fatica bestiale a trovare questo posteggio, vicino a casa tra l'altro, ed è l'unico posteggio dove riesco a farci stare sia la mia moto, sia la mia auto. Giusti giusti, a filo, però riescono a starci entrambe. Il posteggio di casa invece, pur essendo la Tesla più corta di 20 cm della serie 5, la moto sta completamente fuori dal posteggio. E quindi sono stato costretto a prenderne un'altra. La moto ha esattamente 1737 km e sono proprio curioso di vedere quanti ne avrà tra una settimana. Ho controllato la pressione delle gomme. Questa moto, secondo il manuale di istruzione, deve avere 2.25 bar sia davanti sia dietro. A me sembra un po' pochino, ho messo 2.4, però va bene così. Ho lubrificato la catena ed ho controllato il livello dell'olio. Con questa moto si fa ancora la vecchia maniera, con l'asticella. E poi ho fatto il pieno, così domani sono a posto. Adesso invece devo trovare il modo di far entrare questo e questo. Ho finito i preparativi, finalmente, casco pronto, portafoglio pronto. Questo lo metto in una valigia, questo nell'altro. Per i guanti invece sono ancora indeciso quali dei due ad operare domani. Ed infine l'ultima borsa, purtroppo, sulla schiena. Mentre come abbigliamento ho scelto la giacca Splugen con 3 strati. E anche i pantaloni, sempre con 3 strati. Che scarpe da moto leggere. Bene ragazzi, questo è tutto. Sono già le 22, quindi vado a fare una doccia e poi vado a riposare, che domani sarà una lunga giornata.
ringrazio tutti per aver guardato questo video. Nei prossimi filmati guiderò tanto, ma soprattutto mangerò tanto. Un saluto a tutti.